Ti sei mai chiesto come poter iniziare anche se non hai tanta esperienza? Continua a guardare questo video perché oggi parleremo proprio di questo. Tante persone mi chiedono da dove poter iniziare, cosa fare, non ho abbastanza denaro. Bene, queste sono tutte quelle domande che sicuramente anche tu ti sarai posto. In una recente intervista in radio che mi hanno fatto, alcune delle domande erano proprio queste. Quindi in questo video ti voglio spiegare che cosa devi fare e come devi farlo per poter iniziare da zero con le aste giudiziarie. Quindi passare dalla testa all'azione, dal pensiero alla pratica. Io sono Alessandro Perilli e da qualche anno ormai mi occupo di aste giudiziarie tra le mie attività. E iniziando praticamente da zero in prima persona, mi facevo le stesse domande, le tue stesse domande, sono passato ad acquistare, guadagnare, per poi iniziare a fare delle consulenze con i primi professionisti e poi anche con le persone comuni, quindi persone che hanno un posto di lavoro, persone che non hanno voglia di investire, ma vogliono acquistare qualcosa per sé, una prima casa, un'auto, qualsiasi cosa. E poi sono passato a fare coaching, quindi ad aiutare le persone come passare da A a B, da B a C. In questo momento la difficoltà che probabilmente stai riscontrando è quella di non sapere da dove iniziare. Beh, è stata il mio stesso problema, la mia stessa difficoltà. Quello che devi capire è che quello che poi ho spiegato in radio, in una delle recenti interviste, è stato quello che devi imparare a passare dalla testa alla pratica. Il miglior modo per imparare è sicuramente la pratica, però è anche vero che passare dalla testa alla pratica ce ne passa di strada, ce n'è davvero tanta di strada da dover fare. E una delle prime cose che ti consiglio di fare è sicuramente continuare a imparare, quindi già questo video oggi già ti sarà utile e adesso vedrai perché. Io so per certo che tra le tante motivazioni c'è un po' di diffidenza, c'è un po' di paura, c'è un po' di non sapere a cosa si va incontro. Lo so benissimo perché ci sono passato anch'io. La prima cosa che ti dico che devi fare è sicuramente quella di iniziare a documentarti. Già questo è un primo passo, quello di guardare dei video. Documentati anche guardando una pagina di un libro, più di un libro. Quindi non guardare solo video, ma documentati anche leggendo. Poi un'altra cosa molto pratica che devi fare subito dopo è quella di iniziare a mettere le mani nella pasta, cioè iniziare a seguire le istruzioni di quello che trovi all'interno del libro, di quello che trovi all'interno di questi video formativi. Quindi una volta che hai capito dove trovare i beni, cosa puoi ricercare, hai capito bene di cosa stiamo parlando, hai capito che puoi ottenere dei risultati con le aste sia per piccoli investimenti, grandi investimenti se hai già a disposizione un grande capitale, o se non hai a disposizione un grande capitale ma hai un piccolo gruzzoletto, così come sono partito io, hai capito che puoi anche tu iniziare a fare qualcosa. Il prossimo passo, quindi il secondo passo, è quello di mettere le mani nella pasta, iniziare a muoverti, iniziare a capire nella pratica, quindi iniziare a praticare quello che hai imparato. Inizia a cercare i primi beni, inizia a capire come sono elencati questi beni, dove sono elencati questi beni, inizia a fare uno screening, a fare una mappa di quello che secondo te è interessante e di quello che non è interessante. Questo è il secondo passo. Per poi, il terzo passo, è quello di iniziare a partecipare. In questo terzo passo, il mio consiglio è quello che almeno le prime volte, quindi nelle prime 4, 5, 6 operazioni, tu ti faccia guidare. Ti faccia guidare da un esperto, perché questa è un'assicurazione che ti permetterà di evitare la maggior parte degli errori. Molte persone che sono rimaste scottate con le aste giudiziarie lo sono rimaste scottate anche in altri ambiti. Questa è la realtà. È perché tendono a non voler investire una piccola parte di questi soldi in una assicurazione, in una consulenza che gli permetta di risparmiare, non perdere soldi. In realtà la consulenza,
quando si partecipa a una stagione giudiziaria non è un costo. La consulenza viene ripagata dal risparmio che in automatico otterrai quando acquisterai il bene. Quindi non solo riuscirai a ripagarti in maniera automatica senza costi aggiuntivi il costo di un professionista, ma in più avrai risparmiato rispetto al valore di mercato, che sia l'acquisto di un bene immobiliare o che sia l'acquisto di un bene immobiliare. Una volta che hai superato questo terzo step, dovrai ottimizzare quello che hai acquistato, quindi grazie all'esperto, grazie a un professionista, sarai in grado di poter dare valore a quello che hai acquistato, se ad esempio un bene immobiliare o anche un bene immobiliare, non fa differenza, si può dare valore in entrambi i casi. Durante questi anni, durante le mie coaching, durante le mie consulenze, quello che continuo a fare ancora adesso, continuiamo a dare valore a quello che acquistiamo. Quindi il cliente, quando acquista, dà valore a quello che acquista, e se ha intenzione di rivenderlo, il quarto passo è proprio quello della rivendita, cioè capire quali sono i canali con il quale potrai ottimizzare il tuo investimento. Se poi invece tu hai acquistato per conto tuo, beh, allora qui dovrai solamente goderti quello che hai acquistato. Però è molto importante che assieme al professionista tu possa fare una mappa, possa fare un business plan che ti permetta di evitare qualsiasi errore. Anche se non hai soldi, se non hai esperienza, beh, la consulenza, l'affiancamento di un consulente nelle prime 4, 5, 6 aste è molto importante, perché le aste hanno un protocollo più o meno generico, però poi devi capire che ogni asta ha una storia a sé, e se non hai l'esperienza puoi rischiare di farti male, soprattutto di fare affari che alla fine dei conti non hanno un reale valore di mercato, perlomeno se lo hanno non è quello che poi ti aspettavi. Con questi semplici 4 step tu riuscirai a passare dalla testa all'azione, ed è questo quello che devi seguire. Non ti devi inventare altro. Se vuoi partire, se hai soldi o non hai soldi, se hai esperienza o hai poca esperienza o non ne hai proprio, non fa differenza, perché anche i professionisti in qualunque momento della vita affrontano degli alti e dei bassi. Quindi se tu in questo momento sei un professionista, quello che devi riprendere a fare è esattamente questo, cioè quello di partire dalla testa per poi mettere in pratica e poi portare a termine i risultati. Quello che ti invito a fare adesso è innanzitutto continuare a guardare i video all'interno di questa pagina. Lasciami un like, lasciami un commento su questo video se ti è servito, se ti è utile. Se hai qualche domanda in più da farmi, ti risponderò all'interno di questo video. E ti invito a guardare dei video gratuiti che ho messo a disposizione qui nella descrizione.